Benvenuti ragazzuoli in questo episodio speciale di PokéGods. Oggi ci stacchiamo un po' dalla serie relativa ad Asgard per uno speciale, per l'appunto, che ci mostrerà una leggendaria di una regione che si trova più o meno tra Kalos e Asgard, una regione avvolta nella nebbia, nel mistero che forse un giorno esploreremo, figlia del Pokémon guardiano della regione, uno dei Pokémon guardiani della regione, Cernunnos. Oggi parleremo del leggendario con linea evolutiva di nome Mezzaru, Masca e Sortisia. Come detto, Mezzaru è la figlia di Cernunnos, un piccolo spiritello legata come al padre alla natura, di tipo erba psico, destinata, secondo le volontà del padre e di molti altri leggendari dell'intero mondo Pokémon, a fare grandi cose. E difatti, già fin dalla prima giovinezza, armata del suo piccolo pugno di legno di nome Arras, Mezzaru andrà in giro insieme al padre e man mano ne prenderà alcuni patronati, alcuni compiti, con un ruolo di supplente di Cernunnos, sventando minacce qua e là in giro per la sua regione, sconfiggendo Pokémon malintenzionati, umani malintenzionati che vogliono sfruttare i Pokémon, e meritandosi anche una certa nomea in tutto quanto il mondo Pokémon e fra i leggendari. Leggendari che però andrà spesso e volentieri a infastidire per ottenere maggiore potere e maggiore fama. La piccola Mezzaru, infatti, è abbastanza vogliosa di dimostrare a tutti quanti il suo valore, tanto da evolversi quasi subito, in pochissimo tempo, nel suo secondo stadio, Masca. Slegandosi sempre di più, almeno esteticamente, dall'aspetto più legato alla natura del padre, Masca dimostra di aver raggiunto una certa maturità, ma come tutte le adolescenti è ribelle, vogliosa di dimostrare di essere già grande, già adulta, già in grado di fare grandi cose. Questo desiderio, forse un po' malsano visto e considerato tutto troppo affrettato, la porterà a pregare e supplicare il padre di lasciarle la guida nella caccia selvaggia, un evento del mondo Pokémon che vede numerosi leggendari riunirsi sotto lo stendardo del maestro della caccia selvaggia, Cernunnos stesso, per allontanare eventuali minacce e fare una sorta di ronda positiva del mondo Pokémon. Masca pregherà, supplicherà suo padre Cernunnos di lasciarle questo posto, ma visto che lei aveva effettivamente infastidito qua e là questo o quel leggendario, il permesso di guidare la caccia selvaggia come suo araldo al posto del padre le verrà negato. E cosa farà Masca? Si farà la sua caccia selvaggia, non con Blackjack e Squillo di lusso, ma creando una serie di Pokémon, diciamo pseudo leggendari, potenziati col suo potere, andando a scegliere però i Pokémon che frequentavano i peggiori bar di Caracas, Pokémon malintenzionati che quando ebbero una stira di potere in più, invece di obbedire a Masca che voleva diventare l'arado di una seconda caccia selvaggia, le disubbidirono e incominciarono a distruggere un po' tutta la regione, cosa che costringe Cernunnos a intervenire con l'aiuto di un umano che fu per un breve periodo di tempo suo allenatore. Ciò portò alla sconfitta della schiera di Pokémon maligni malamente guidati da Masca, e Masca stessa dovette affrontare un combattimento contro suo padre che la privò di una parte del suo potere e la costrinse all'esilio in giro per il mondo. Col passare di innumerevoli anni, Masca comunque raggiunse il suo ultimo stadio evolutivo, Sortisia, mostrando piena maturità e piena indipendenza e quel pizzico di perfidia in più nel suo aspetto tuttavia molto ancora puccioso e carino. Nel frattempo il suo posto venne usurpato, non solo un sacco di inganni da parte di una sua antica alleata o presunta tale la porteranno in una situazione ancora peggiore dell'esilio. Eppure Sortisia, come leggendario errante in tutto il mondo Pokémon, cercherà tra una bestemmia e un'altra in pokémonese oddio di risolvere situazioni problematiche che le si presentavano nei suoi innumerevoli viaggi e in qualche modo riconquistarsi quella simpatia per degli altri Pokémon leggendari per riottenere il suo posto.
cosa che effettivamente riuscirà a fare. Armata infatti del suo pugno di legno, Haras, la sua mossa caratteristica, in pratica raggiunto ormai il pieno potenziale e la piena indipendenza, Sortisia riconquisterà effettivamente il suo posto fra i guardiani della sua regione e riceverà indietro dal padre quella parte di potere che le venne strappata durante la sua piccola ribellione, quella che potremmo chiamare gergalmente la Mega Sortisite. E insomma, Sortisia può brevemente durante i combattimenti raggiungere di nuovo il rango di leggendario pieno, diventando Mega Sortisia, riprendendo un po' i caratteri che erano quelli della sua nascita e più legati alla natura e al padre, però in maniera tutta sua, in maniera molto, molto, molto cazzuta, cambiando tipologia però mostrando la sua divinità, passando da un'erba psico a un più regale e divino erba folletto. Passiamo adesso al lato tecnico. Sortisia è il Pokémon Darwin di tipo erba psico. Questo vuol dire che la sua linea evolutiva è debole a tante robe, al fuoco, al buio, al coleottero per 4, al ghiaccio, allo spettro, al veleno e al volante. E l'ho dovuti leggere, sì. Però è resistente ad acqua, elettro, erba, lotta, psico e terra. E non ha alcuna immunità. Quando però Sortisia mega evolve, cambia tipologia, quindi passa da essere un tipo erba psico a un tipo erba folletto. Diventa quindi debole per 4 al veleno ed è anche debole ad acciaio, fuoco, ghiaccio e volante. È resistente ai tipi acqua, erba, elettro, buio, lotta e terra ed è immune al tipo drago. La sua abilità, quando non è mega evoluta, si chiama Spirito Darwin. È un'abilità originale che le permette di aumentare alternativamente o la difesa o la velocità quando manda KO un nemico. Prima la difesa, poi la velocità alternate. La sua seconda abilità che si triggera quando mega evolve invece è Caccia Selvaggia. Se il secondo Pokémon in squadra è un Pokémon di tipo buio, Mega Sortisia ha un più 2 in attacco. Se invece il secondo Pokémon sarà un tipo folletto, avrà un più 2 in difesa speciale. Questo per ricordare il suo ruolo di araldo della caccia selvaggia, fallito all'inizio guidando dei Pokémon malvagi e poi riottenuto guidando Pokémon benigni sul finale della sua prima run di fumetti. Sia nella sua versione base che nella sua versione mega, con qualche differenza, Sortisia si configura come un ottimo sweeper fisico. Ha infatti 80 di statistica base su di vita, di punti vita, 125 in attacco fisico, 100 in difesa, 90 in attacco speciale, difesa speciale e 130 in velocità. Quando invece Mega evolve, Sortisia rimane uno sweeper fisico, ma ottiene anche un'ottima statistica e un ottimo boost in attacco speciale, quindi volendolo si può trasformare anche in uno sweeper speciale. Avrà 110 punti in punti vita, 155 in attacco fisico, 120 in attacco speciale, cala la difesa speciale che va a 80, ma aumenta quella fisica di 110. Inoltre la sua velocità sale ancora a 140. La mossa peculiare di Sortisia rimane in tutti i suoi stadi evolutivi Haras, una stab di tipo erba, fisica e non speciale, quindi una mazzata col pugno di legno di Sortisia che non ha un altissimo output offensivo, che è pari solo a 90, ma il 75% dei danni inflitti con questa mossa diventano PS recuperati da Sortisia, che quindi ricarica la propria salute andando un po' ad arginare la sua debolezza da sweeper fisico, per quanto la difesa non sia così malvagia. Ma detto questo, lascio la parola a Pierfrancesco per l'analisi più tecnica di Sortisia. Ed eccoci tornati alla parte competitiva di un nuovo episodio di PokéGods. E parliamo di Sortisia, un Pokémon che si presta ad essere sia uno sweeper fisico, ma anche uno sweeper speciale, a seconda delle necessità, quando però si ha il nostro Sortisia mega evoluto, quindi Mega Sortisia. Infatti stiamo tornando in quel mondo che è il competitivo con le mega evoluzioni, la Moon Series
è arrivata al suo termine con il termine della Moon Series e l'inizio dell'Ultra Series. Inizia quindi il nuovo dominio delle mega evoluzioni e ahimè temo anche del dominio di Archeo, Kyogre e Archeo Groudon, ma quello è un altro discorso. E appunto, iniziando la Ultra Series, probabilmente quando starete vedendo questo video la Ultra Series sarà già iniziata, perché dovremmo iniziare il 2 di aprile, giù di lì. Comunque sarà già cominciata. Non essendoci ancora stato però nessun torneo, io inizio a parlare già di Pokémon della Ultra Series, ma parlerò dei Pokémon che ha predetto ci sarebbero stati il buon vecchio Francesco Pardini. Francesco Pardini che non ci sta guardando, ma io lo cito lo stesso perché magari questo video gli arriva e insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Comunque ho già detto che Sortisia si presta ad essere uno sweeper fisico ma anche speciale se andiamo a sfruttare la sua mega evoluzione, e vorrei sottolineare quel se, in quanto Sortisia ha nella sua forma basilare un'abilità che probabilmente avrete già sentito da Vittorio, che è molto molto particolare e molto molto utile. Bene, ora però vi starete chiedendo con quali Pokémon Sortisia sia effettivamente utile. Allora, sono ben lieto di informarvi che Archeo Kyogre va a KO con praticamente ogni attacco di Sortisia. Non serve nemmeno andare in Mega Evoluzione contro Archeo Kyogre. L'attacco che ho visto che fa relativamente poco danno è Giga Assorbimento, ma che toglie comunque un 78% di vita. Quindi fa i suoi bei danni. Archeo Kyogre ha poche possibilità di sopravvivere. In più, se utilizziamo la mossa Harass, spero di averlo pronunciato bene, che è la mossa peculiare di tipo erba con potenza di base 90 di Sortisia, e che ha la particolarità di riuscire a trasformare il 75% dei danni che causiamo al Pokémon avversario in vita che noi guadagniamo, beh, Kyogre diventa un buon spuntino per il nostro Sortisia. Quindi diciamo che l'inferno di Kyogre, dell'Archeo Kyogre e dei suoi 180 punti di attacco speciale può crollare così, anche perché non sono certo che ci sia un Pokémon, a parte Incineroar con il suo Fake Out, che possano effettivamente superare Mega Sortisia e la sua velocità. Il discorso non cambia più di tanto se parliamo di Yveltal, a cui una carineria di Mega Sortisia fa un KO diretto, e agli Amoongus avversari, per cui non dovremmo usare la Mega Evoluzione, perché paradossalmente il danno sarebbe inferiore, visto che andiamo a perdere la Stab, di cui vi ho già spiegato il funzionamento. Con gli Amoongus, nella forma base di Sortisia, riusciamo a fare un danno che equivale a 219 punti vita. 219 punti vita che equivalgono al 99,9 periodico per cento della vita di Amoongus. Sì, la odio anch'io questa cosa in questo momento. Ma va così. Amoongus si è dimostrato più di qualche volta essere un Pokémon decisamente, decisamente bulky. In tutta la Moon Series è stato un compagno veramente, veramente utile per la maggior parte dei Pokémon in campo. E quindi il fatto che riesca a resistere a una cozzata Zen, perché non mi ero dimenticato di dirvi che attacco fosse, ci potrebbe anche stare. Certo che, dai, 219 punti su 220 di Amoongus. Cioè, dai. Naturalmente anche Sortisia ha i Pokémon che le causano bei problemi, a seconda in questo caso di Mega Evoluzione o meno. Se abbiamo Mega Sortisia dobbiamo stare attenti a tutti quei Pokémon di tipo veleno. Toxicroak, Naganadel, anche se personalmente non l'ho mai vista
nella Moon Series, poi magari nell'Ultra Series potrebbe anche tornare. Venusaur, anche Amungu stesso, fa pochi danni, di solito il suo unico attacco di tipo veleno è Pulifumo, però è comunque un attacco stabato per 4. Vediamo di starci attenti, E nella fase numero 1 invece abbiamo Insineroar? No, deve esserci un errore. No. Signori, sono spiacente di informarvi che un Insineroar ha più possibilità di mandare giù Sortisia di quanto Sortisia ne abbia di mandare giù Insineroar. Non ci siete cascati, no, eh? No. No, come al solito Insineroar va giù molto molto facilmente. Mega Sortisia infatti è troppo veloce e fa un circa 78% dei danni con un suo attacco base, mentre Insineroar ne fa tipo un 58. Quindi non ha la possibilità effettivamente di fare dei danni effettivi in tempo per mandare KO Sortisia, appunto perché Sortisia è troppo veloce. Quindi sì, mi dispiace Insider, il tuo momento di gloria non è arrivato nemmeno oggi. E in più, sebbene abbia detto prima che Yveltal non era un problema, è vero al 50%, cioè nel senso, con Mega Sortisia, sì, ok, non è un grosso problema perché abbiamo attacchi come Carineria, appunto, che fanno i suoi danni, però quando non è Mega Evoluto, Sortisia ha la debolezza al tipo buio, quindi gli sbigo attacco di Yveltal fanno i loro danni, e poi c'è Oblivion Wing, quindi Ali del Fato, che fa molti danni a Sortisia trasformandolo più o meno, anche come è successo per Kyogre succede a Sortisia, quindi abbiamo un pranzetto per il nostro uccello della distruzione. Non si può sentire stampare. E finalmente arriviamo alle mosse. Non continuerò come al solito questa frase, ho deciso di cambiare. Le mosse che consiglio sono Carineria, la prima, Harass, se si vuole avere un gigassorbimento fisico che fa comunque i suoi bei danni. Poi consiglio Cozzata Zen per far fuori tutti quei Pokémon di tipo veleno e lasciare a un punto vita quel disgraziato di Amungus. E poi una serie di attacchi che si possono susseguire, tra cui l'Acerboso, che manda giù gli stack attack in 2 colpi, più o meno. Spora, se vogliamo usare Sortisia come Annoyer, quindi come rottura di scatole. È proprio il termine tecnico è quello, ok? Quindi gettare spora come se non ci fosse un domani. Sintesi, se non si vuole magari usare Harass, anche se mi sembra abbastanza assurda come idea, però chi sono io per giudicare? E si potrebbe andare avanti per un po', perché questo Pokémon comunque si presta a moltissime tattiche, ha la possibilità di diventare anche bulky se vuole, quindi calmamente ci sta benissimo, ma anche se vogliamo potenziargli più l'attacco, quindi un danza spada ci sta benissimo, e avanti così. Appunto, la sua abilità nella prima fase gli permette di diventare un po' più bulky. Dobbiamo stare attenti perché la difesa speciale comunque rimane bassina, però è pur sempre qualcosa, comunque difesa speciale che possiamo andare a potenziare facendolo meglio evolvere, quindi insomma va bene anche così, no? Bene, e anche questa volta noi abbiamo finito. Vi invito come sempre a scrivere qualche commentino sulla sezione commenti per quanto riguarda la visione competitiva di questo Pokémon. Sono sempre contento quelle volte che riesco a trovarli, di vedere che c'è gente che è altrettanto interessata al mondo Pokémon o al mondo competitivo anche. Quindi sarei appunto ben contento di cominciare una discussione con qualcuno di voi, se qualcuno di voi ha qualcosa da ridire o qualcosa da aggiungere.
vi lascio liberi di andare, che io ripasso la palla a Vittorio e ci vediamo a un prossimo video. Show! Bene ragazzuoli, abbiamo finito questo nuovo video sui Pokégods speciale, perché io vi ricordo che settimana prossima, in occasione del Torino Comics dal 12, il 13 e 14 di aprile, Cronaca di Topolinia sarà presente al Torino Comics e ci sarò anch'io al loro stand a presentare Sortisia Speciale, l'anticamera della follia, il fumetto scritto da me e disegnato da Ballock, un piccolo prologo, posso anticiparvelo, alle avventure di Sortisia che avete già letto nei 5 numeri scritti e disegnati solo da Ballock. Se volete conoscermi e venire a conoscere anche i ragazzi di Cronaca di Topolinia, vi invito a venire a Torino, così ci conosciamo e vi presentiamo anche le nuove avventure di Sortisia. Se volete altre anticipazioni, le trovate tutte quante sulle pagine Instagram e Facebook mie e di Ballock, oltre alla pagina della versione community di YouTube qui sul canale e tutti gli altri social che trovate linkati in descrizione. Potete recuperare i numeri precedenti di Sortisia sempre dal link in descrizione per lo store di Cronaca di Topolinia. Io davvero vi prego di venire a conoscermi, così facciamo una specie di mini raduno a Torino e ne approfittiamo anche dell'uscita di questo mio piccolo sogno che diventa realtà, ovvero di aver scritto un fumetto. E ovviamente i disegni del Pokégods di oggi sono ad opera di Lorenzo Ballock Balocco. Quindi mi raccomando, seguiteci entrambi su Instagram e Facebook, stiamo spammando robe a non finire e settimana prossima, se riesco, c'è un'altra piccola sorpresa. E ovviamente ringrazio Pierfrancesco che si è prestato a fare quest'altra mia piccola follia, divertendosi anche un po' a fare battute anche lui, e ne sono davvero molto felice. Quindi mi raccomando, se avete commenti tecnici da fare sotto nei commenti, fateli, perché Pierfrancesco è impaziente di rispondervi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!